Un saluto a tutti gli iscritti di questo canale. Chi l'avrebbe mai detto di vivere una situazione del genere causata da questo coronavirus? Una situazione che ci costringe in casa, chi più chi meno, io continuo a lavorare. Casualmente notavo che sono 10 anni dall'apertura di questo canale. E mi sono fermato un po' a riflettere. Ho 10 anni in cui ho continuato a condividere musica un po' particolare, musica un po' di nicchia, e a consigliare film, magari un po' vecchi, un po' poco conosciuti, sempre anche loro, muti spesso. E dato che tanta gente è costretta in quarantena, ho detto, ah, per il decennale dall'apertura di questo canale, per una volta ci metto la faccia. Ho attaccato la telecamera e do due consigli al volo, giusto per superare un po' la quarantena, per non annoiarsi troppo in casa. Partiamo da un disco. Ecco qua. Jean-Michel Jarre. L'ho sentito pronunciare Jarre, Jarre. Scegliete voi. Comunque il disco è Oxygen del 1976. Questo è un vinile prima stampa. Ecco il retro con il nostro protagonista. Ho deciso di partire da questo perché il titolo mi sembrava adatto. Siamo costretti a stare in casa e sentiamo, io stesso sento spesso il bisogno di uscire un po', di avere una prendersi una boccata d'aria, una boccata d'aria e di ossigeno. E mi è venuto in mente questo disco qua. È un disco uscito nel 76, fatto completamente da una persona sola, che è appunto Jean-Michel Jarre, che ha composto completamente da solo, arrangiato e suonato completamente da solo, soltanto con l'utilizzo di sintetizzatori. E le atmosfere sono molto etere. È un disco molto aperto, molto ampio, che fa pensare appunto all'aria, deve far pensare all'aria. Dato che si può uscire poco, a volte ce la possiamo immaginare magari questa boccata d'aria ascoltando questo disco qua. Le sue parti più famose sono nella facciata 1 troviamo ad esempio l'Oxygen parte 2, molto famosa, e nella facciata 2 troviamo l'Oxygen parte 4. Sono i due pezzi più famosi che lui suona di più anche quando è in tournée. Però è bello ascoltarlo tutto, è bello ascoltarlo tutto d'un fiato, mettere sul piatto il vinile e lasciarlo scorrere finché si può. Fino alla carta, come si diceva un tempo, proprio fino all'ultimo. Questo è il primo consiglio, quindi un disco che deve far pensare all'aria. Un disco ovviamente tutto strumentale, quindi non ci sono voci, ci sono solo strumenti, ci sono solo suoni, suoni molto particolari. Come film invece vi consiglio Wonderstruck, La stanza delle meraviglie del 2017, quindi molto recente, di Todd Haynes. Un film molto particolare, girato con una delicatezza sopraffina. Parla di due bambini sordi, quindi noi seguiamo la vicenda attraverso i loro due punti di vista. La prima bambina è una bambina che è nata sorda dalla nascita e la vicenda si svolge nel 1929, quando lei esce dalla sala cinematografica a guardare uno degli ultimi film muti usciti al cinema prima che esploda il cinema sonoro. E invece parallelamente poi vediamo anche la storia di un altro bambino che invece diventa sordo a causa di un incidente e si svolge questa altra storia qua negli anni 70. Non vi voglio svelare di più perché a un certo punto i loro destini si incroceranno e sarà molto bello il come si incroceranno. Lascio a voi la scoperta. Lo potete trovare anche su Amazon Prime, per chi ha il Prime.
Niente, allora questi erano i miei due consigli molto veloci per far fronte a questa quarantena di questo maledetto coronavirus. È un esperimento questo qua che ho fatto accendendo così la telecamera e mettendoci la faccia che non so se rifarò, che però mi è venuto in mente perché erano i 10 anni dell'apertura di questo canale. Spero che vi sia piaciuto. A presto.